Buonasera a tutti loro. Oggi è l'ultima giornata del Festival della Parola Les Mots. Domani mattina torno a Roma. Sono lieto di aver lavorato, di aver costruito insieme alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, che come sapete sostiene, promuove e anche ideato questo festival giunto alla quinta edizione. Come sapete è un festival che è costruito secondo un metodo di grande pluralità, tanti soggetti, le librerie, le biblioteche, i gruppi di lettura, i giovani, le associazioni. Abbiamo parlato di argomenti così importanti che hanno anche un valore civile, la disabilità mentale, il tema, ahimè, del femminicidio. Abbiamo parlato di molte cose, con scrittori del luogo, con scrittori nazionali, giornalisti, saggisti. E abbiamo avuto questa meravigliosa risorsa che è la SFOM. Loro sono allievi di questa scuola orientamento formazione musicale che hanno allietato veramente le nostre giornate. Poi li ascolteremo ancora. Un grande applauso a voi come a tutti i vostri colleghi. Vi presenterò successivamente in questo primo nostro step, questa nostra presentazione di un autore che mi è molto caro, di cui mi pregio dell'amicizia, ed è un autore che giustamente dovevamo introdurlo con un testo di Grubman, Bagatelle, le bagatelle, perché parliamo di bagatelle, parliamo di nughe, parliamo di cose piccole ma che appartengono alla vita. Allora, proviamo a fare un po' tirare un po' di conto su come noi viviamo, un po' tutti noi, no? Noi siamo abituati, perché abbiamo una grande paura del mondo, a ripetere dei codici ben precisi. Abbiamo bisogno di ripetere quello che abbiamo capito, no? Dei codici. Se io faccio questo vuol dire che funziona. D'altra parte, per farsi il caffè lo facciamo in modo naturale, sempre con lo stesso giro. È strano che uno faccia una volta così e una volta faccia il contrario, no? Quindi la memoria, la saggezza ha bisogno di ripetizioni. Tuttavia, queste ripetizioni a volte possono diventare così naturali da diventare un codice che quasi ci toglie la possibilità di cambiare, di incuriosirci della realtà. È tutto molto difficile questo, eh? Però proviamo a immaginare che le cose che ci permettono di vivere in modo abitudinario sono anche quelle stesse identiche cose che alla fine ci danno un po' di, diciamo, conformismo mentale. Beh, si chiamano luoghi comuni, è vero. Siamo pieni di luoghi comuni.
ma ve lo ricordate, i luoghi comuni, nei Malavoglia erano i proverbi, che poi in quel libro non funzionano mai. I luoghi comuni che noi abbiamo sono quelle cose che oggi magari ci fanno sorridere, no? Ce l'ho io un ristorante buono. Non diciamo mai, io conosco un buon ristorante, ce l'ho io il ristorante, no? È un tipico luogo comune. Ma i luoghi comuni sono anche però la modalità più importante per parlarci. Perché se io incontro lei, non è che mi metto a parlare dell'etica di Spinoza, francamente, no? Gli dico, senti, mangiamoci una cosa e cosa le dico? Ehi, ce l'ho io il ristorante buono ad Aosta, no? Partiamo da lì. Se io le dicessi, parliamo di Gassandì, lei chiaramente chiamerebbe la polizia, i carabinieri e tutto quanto il corpo forestale, che come sapete è molto importante. I luoghi comuni sono anche il sensus communis, sono anche i loci, sono tante cose. Per affrontare un argomento così importante, di valore filosofico, umano, psicologico e anche comico, perché i luoghi comuni sono anche quelle cose che ci fanno sorridere, no? Dovremmo uscire oggi da questa discussione nel capire o nel non capire se le famose mezze stagioni esistano o non esistano, no? Perché sono argomenti anche importanti da affrontare in Les Mots. Solo un uomo che ha sempre lavorato, lo conosco perché è una grande voce, un grande autore radiofonico e televisivo, anche un giornalista molto di impegno su giornali, Corriere della Sera, è stato nella mia città di Roma anche sovrintendente per i beni culturali per la città di Roma capitale. Quindi un uomo che ha sempre lavorato come un grande artigiano, sapete quelli che fanno le porcellane, no? Mettendo le mani su una grossolanità, dalla ceramica alla porcellana, ma poi ci ha sempre messo dentro queste innervature di colore, di oro, di turchino, ha sempre nascosto l'intelligenza, la sapienza, la saggezza in macchine apparentemente facili, che poi sono quelle che vi ho citato, se vogliamo, radiofonia, televisione, giornalismo. Il libro Luoghi comuni, da Catullo a Battisti, è una porcellana. C'è dentro di tutto, ma c'è una cosa importante, l'intelligenza che in modo leggero ci fa capire qualcosa della mia, della vostra vita. E solo un uomo così veloce, sbadato, ma incuriosito e intelligente poteva fare un libro come questo che vi consiglio. E questo uomo, un caro amico, Umberto Broccoli. Caro Umberto, bacio. Ma certo, certo. Il nostro outing omosessuale. Prego. Caro Umberto, allora la raccontiamo questa storia, perché tu sei partito all'inizio proprio da un vero e proprio prontuario di luoghi comuni. Beh, raccontiamoli, no? Sì, non ci sono più le mezze stagioni. È ovvio. Guai alle cose. Le cose di una volta sono sempre le migliori, no? Sempre. Sempre, per carità. Le cose dell'anteguerra, poi. Ma vuoi mettere le automobili come le facevano ieri e come le fanno oggi? Apriamo subito una parentesi. Siete mai risaliti su un'automobile degli anni 60 oggi? Cioè, io ho la fortuna di avere una 500. Vera? Quella vera, Fiat. Ma tu sei alto, come facevi? Era la 500 di quando avevo 18 anni, adesso ne ho 19, quindi di un anno fa. In realtà andare su una 500 oggi è un lavoro. Metterla in moto, la chiave, l'aria, se non alzi la levetta dell'aria non parte subito. E c'è qualcuno che sostiene che come si facevano le macchine a quei tempi non si fanno più. È tutto un altro mondo, un altro modo di vivere. E ci si andava al mare con la ragazza? E ci si andava al mare con la ragazza. E magari poi per un attimo così di giusta partecipazione della bellezza della vita ci si metteva in pineta da qualche parte vicino sì, Roma. Sì, ma non aveva i sedili reclinabili però. Ah, non ce l'aveva? No, la 500 sì. No. Io feci una macchina. La 500 no, era scomoda anche per questo, per cui magari aprendo la cappotto uscivi fuori. Insomma, sono cose che magari... Le bottons. Di altri tempi. Per cui questi sono i luoghi comuni, quelli che a tutti quanti noi ci piace raccontare. Però secondo me, e per tutta una vita televisiva, Arnaldo forse lo ricordi anche, noi facevamo una trasmissione su Rai 3 diversi anni fa, si chiamava Telesogni, assieme a Claudio Ferretti, questa voce storica della radio italiana, era televisione,
E sarà un po' per questo snobismo intellettuale per cui dovevamo per forza far vedere di essere bastian contrario. Noi facevamo una campagna contro questo tipo di luoghi comuni, infilandoli continuamente in trasmissione. Poi però con il senso del tempo mi sono reso conto che un conto è quella proverbialità che tu ricordavi di Malavoglia, che non so, non è mai azzeccata, è sempre strana, è sempre consolatoria, sposa bagnata, sposa fortunata, è perché piovendo uno deve almeno consolarsi con il fatto che dice, beh, sarò fortunato nella vita. Anna Karenina, un matrimonio, un temporale. Appunto, sai, io non sono molto esperto né di matrimoni e né di temporali, perché sono abbastanza refrattario all'uno all'altro, questo tipo di saggezza è quella saggezza popolare contestabile, ma esiste una saggezza che, per non farmi capire, potrei dire è un archetipo junghiano, bello, venuto bene, ma traducendola in semplice, che è diverso da facile ovviamente, sono quelle cose che appartengono a ognuno di noi, ci si innamora tutti nella stessa maniera. Già. Si è gelosi tutti nella stessa maniera, si provano sensazioni, a meno che non sia una zappa esistenziale, di fronte a un tramonto, tutti nella stessa maniera, ci si illumina della luce della luna senza per questo tendere a leopardi nella stessa maniera, ma questo non soltanto a Aosta come a Canicattì o a Palermo, a Roma, ma a Melbourne è la stessa cosa, c'è un tramonto e parla quel linguaggio. Allora questo è il luogo comune che mi interessa, ed è questo il luogo comune che ho scoperto rimbalzare nel corso dei secoli in tanti intellettuali, in tanti scrittori, in tanti artisti e a tutte le latitudini, ed è estremamente consolatorio scoprire che Neruda aveva la nostalgia del suo pupazzetto con il quale giocava quando era bambino. Ma vuoi mettere questo pupazzetto rispetto a questi giocattoli di oggi, cioè dell'oggi di Neruda, e siamo alla metà degli anni 60, quando lui era mai anziano, anziano comunque età mia, quindi anziano quindi anziano, vedeva i aveva nostalgia dei giocattoli con cui giocava da bambino. È consolatorio, perché anche noi, di fronte al Pinocchietto che ci aveva regalato la nonna, dice, ma questi non li fanno più, oggi è tutto elettronico. Però è consolatorio perché lo trovi così. Per scendere da Neruda, scendere o salire, poi io detesto, certo, questi modi, la cultura alta, cultura bassa, la cultura è cultura, Arnaldo lo sa. Arnaldo, non è perché siamo amici, è perché detesto la parola divulgazione. Divulgazione ha in sé il volgo, no? Allora, io sono io, diceva Belli, Alberto Sordi, no, non è così, non è così. Divulgazione non esiste, esiste un linguaggio che è quello per farsi capire, basta. Linguaggio buono e linguaggio cattivo. Certo. Chi parla in archeologhese, in giornalese, in avvocatese, in medichese, in critichese, è un linguaggio cattivo. Il linguaggio buono è quello diretto. Allora, per arrivare al linguaggio diretto, esiste un altro assioma. Se adesso, qui sono dei ragazzi, no? Musicisti, se io dico chi viene a prenderti, chi ti telefona, chi ti ha portato via, chi copre le tue spalle, no, non è Neruda, è Baglioni. Tu come stai? Certo. 1978. E mette in campo la gelosia di una storia finita, e a quel punto viene il dubbio chi, perché un momento, lei non sta più con me, io non sto più con lei, ma lei che sta facendo, con chi sta, chi, che è il paradigma, è la particella, il pronome delle storie finite, chi, la domanda, il chicco punto interrogativo, che cosa stai facendo, di chi sei, a chi appartieni, e questo è Baglioni. Ma se noi scendiamo non dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista cronologico, temporale, a Catullo, troviamo la stessa identica cosa. Catullo ha una storia complessissima con Lesbia, lo tradisce continuamente, donna evoluta del primo secolo avanti Cristo, donna molto più grande di lui, donna che dice a Catullo, guarda, tu mi vuoi amare, sappi che io faccio quello che mi pare, quindi lo fai a tuo rischio e pericolo, tu sei un burino, sì, perché veniva da Verona, non perché Verona è burina, perché Roma era una cosa e Verona era un'altra cosa, era la periferia della periferia al tempo di Catullo, e quindi ti adegui a quello pure che dico oggi. Io,
Non lo devo dire, pure no, oggi. Pure oggi. Tanto siamo a Aosta. Aosta è colonia per eccellenza, poi punto di frontiera. Quanto ho amato Aosta. Oggi sono stato con Ercole Baliana in giro per Aosta, dove mancavo dal 79 da qua. È stupenda, e poi ha dei passi avanti incredibili. Ricordo la strada principale, che un tempo non aveva i tavolini, e i talebani della cultura dice no, tavolini no, ma come, tavolini sì, perché se no non ti godi la città, se no non stai con la gente, non socializzi, non stai all'aria aperta. Ecco, quindi aperta, chiusa parentesi, viene da Verona Catullo e sta a questo gioco perverso, per il quale soffre come un pazzo, soffre perché lei lo tradisce e glielo dice, e se non glielo dice, glielo dicono gli amici, e se glielo dicono gli amici lui fa il fesso fino al punto che va a controllare quello che dicono gli amici. Mai fare questo, mai, va andare a controllare, dice guarda che ho visto lesbia, non andare perché la trovi, è sicuro, cioè, fidati di quello che ti dicono. A quel punto però fa il duro e dice sai cosa c'è di nuovo lesbia? Ti lascio, via, basta, Catullo non ne vuol più sapere, vado da Ipsililla, che era una sua amica con la quale si accompagnava spesso, o vado da Miana, c'è una rima che non faccio perché sono le 3 del pomeriggio, siamo in fascia protetta, quindi basta, basta con te, però avete capito che rima è, no? A Miana, io oramai sono libero, sono emancipato, sembra, perché nella stessa poesia, mentre dice questo, comincia a dire, sì, ma ora con chi sei? A chi morderai le labbra? Certo. Di chi diranno che tu sei? Quis, 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 chi? È esattamente la stessa cosa. Questo chi della gelosia, del senso del possesso, che fu prealessandrino, così citiamo anche Franco Battiato, che ha fatto assieme a Claudio la premessa, assieme a Morelli, di fatto rimbalza nei secoli e caratterizza il modo di affrontare la gelosia e il tradimento. Lo faceva Catullo, lo fa Baglioni. Non fingetevi superuomini e superdonne, lo fate anche voi come l'ho fatto io. Quando vi lasciate, quando finisce una storia, inevitabilmente, ma con chi sarà? E chi? Quindi questo è il punto di contatto, è uno di questi luoghi comuni che ho affrontato. È questo che è bello del libro di Umberto. C'è una storia della cultura italiana e non del Mediterraneo, soprattutto antica. Umberto è un archeologo di formazione. È affascinante, no? È la cosa che noi tutti intellettuali vogliamo, ovvero che i libri sembra che se ci servono ogni giorno per imparare una cosa nuova, e questi libri devono essere pubblicati oggi, poi se si chiama Ovidio, se si chiama appunto Filippo Rotte, non importa, l'importante è che vivano, la famosa cosa di Calvino, il classico è quello che ti dà delle risposte oggi. Allora in questo libro voi trovate anche una bellissima antologia della poesia che va da Ovidio a Cavafis, a Lamartine, come anche della musica. Allora il rapporto Catullo-Battisti, questo sottotitolo, non è inteso come paradosso, ma come viaggio. E allora il discorso di Umberto va anche per categorie, amore, odio, gelosia, notte. Proviamo, prima di ascoltare ancora i nostri musicisti, ad aprire un capitolo, quello che più ti piace. Notte è molto bello, per esempio, no? Poi lei c'è, come tu sai, in un'altra presentazione che abbiamo fatto insieme a Pippo Baudo, che poi questo devi raccontare per quale motivo il rapporto che hai con Pippo, perché questo è bello, veramente mi è molto piaciuto quel giorno come Pippo parlò di te e di tuo padre, una cosa bellissima. Allora racconti te se vuoi, e c'è nella seconda parte del libro tutta la giovinezza di Umberto Broccoli, la giovinezza a Roma, la giovinezza di quegli anni lì, la nostra giovinezza. Io vivevo in un quartiere di Borgata rispetto alla tua posizione più centrale, e già lo raccontavo l'altra volta, quando eravamo bambini, mi ricordo perfettamente, l'ho trovato nel tuo libro, non in queste parole, ma questa situazione, giocavamo per strada, quello che stava in porta, fatta con i famosi maglioni buttati come pali, doveva sempre guardare se arrivava qualcuno e diceva macchina, e dovevamo bloccarci, passava la macchina e riprendevamo a giocare. Queste cose qui, così tenere,
ci sono in questo libro, quindi è un libro, mi permetto ancora questa metafora, è un libro porcellana da museo veneziano, no? È un libro che ha in sé molte cose, veramente molti talismani, per questo non è un libro solo giocato sul paradosso del luogo comune, per quanto questo paradosso sia la chiave per capire la tua e, come stavi dicendo, la nostra vita, no? E allora, la notte? Ti va di parlare di quella parte lì? Sì, la notte, è anche lì, noi ci rapportiamo alla notte, la notte dei pensieri, no? Zarrillo ha scritto La notte dei pensieri. Vedete poi come alla fine la cultura cosiddetta pop ci porta lì, o la notte, ecco, abbiamo citato Baglioni, lo ricordiamo ancora, no? C'è una canzone stupenda di Baglioni che è Via, sta in strada facendo, 1981, dove anche lì una storia che finisce male, la mia sigaretta brilla rossa, no? È lui che prende la macchina e scappa nella notte. Nella notte. La notte è qualcosa di fasciante, la notte è, per quello che mi riguarda, è fatta per scrivere, è anche fatta per dormire o fare altro, ma comunque in realtà è il momento in cui si spegne tutto quello che c'è intorno, quindi l'ansia del telefonino, il telefono che squilla, è questo silenzio che ti viene materialmente a circondare. È quello che poi fa da catalizzatore, che sviluppa i pensieri. Io non potrò mai dimenticare, anche perché non riesco a essere serio più di tanto, è una cosa che un conto è la serietà, un conto è la seriosità. No, noi siamo circondati da seriosità, più delle volte, da persone che si vestono di serietà, che non è mai l'abito, non è mai quello che c'ha l'abito dentro. Ecco, la notte che personalmente uso per scrivere. La notte che ognuno di voi, io sono convinto, da queste parti, vedere le luci della notte. E ieri venivo qua, ieri sera tardi, pioveva, quindi già ero mal disposto, ho detto prima, no? Pioggia e matrimonio, no? Tempesta. Ma perché il rapporto, scusa? No, prima si parlava della tempesta, della pioggia, del matrimonio. Ma io affronterei questo. Sposa bagnata, sposa fortunata. No? Anche marito bagnato, marito sfigato. Allora, venendo qui, complimenti veramente a chi l'ha fatta questa cosa, l'autostrada e quindi la mezzeria, ci avete fatto caso che quando andate portato in macchina arrivano i pensieri da soli, no? Più delle volte sono negativi, sono ansia, altre volte no. E a un certo punto, come se fosse una nuvola, e io mi rifiuto di pensare che queste sensazioni non appartengano a tutti, appare un castello illuminato. Non si vedeva niente, niente, perché pioveva, quindi non si vedeva. E chi ha avuto questa idea è un genio, perché magari è attaccato lì come il francobollo e non riesco a ricordare quale fosse. Eravamo vicino a Nus, quindi, però di fatto è un'immagine che adesso porterò dentro, ed è un luogo comune anche questo. Fatto con l'illuminazione, usciva dal niente, lì su, era tutto buio intorno. Quindi la notte è anche questo, sviluppa questo tipo di pensieri, sviluppa questo tipo di riflessioni, sviluppa questo tipo di sensazioni, e meno male, e guai a chi non le appunta. La notte è anche quella dell'ansia, per carità di Dio. C'era uno sketch meraviglioso di un grande che è sempre stato Walter Chiari, Gualtiero Annicchiari, ex pugile, che raccontava l'ansia dell'aver dimenticato. Di notte si amplifica tutto, e metti tutto sullo stesso piano, il contratto non rinnovato e il frigorifero da sbrinare, sì, sono sì. Le stesse identiche cose, oddio, non ho sbrinato il frigorifero. Non ho, che ha la stessa identica valenza del fatto che domani sei disoccupato, insomma, non, per cui no, è una delle fissazioni notturne più devastanti, è gas aperto o gas chiuso, per cui ti alzi e vai a vedere se il rubinetto è chiuso, tocchi il rubinetto chiuso, lo chiudi, torni a letto, ma non è che nel chiuderlo l'ho aperto perché ero sovrappensiero, e ti rialzi, vai, verifichi che la levetta è orizzontale, quindi chiuso, sbadigli perché hai sonno, sbadigliando
torni a letto e dici, ma forse sbadigliando non mi sono reso conto che la levetta era verticale e invece doveva essere orizzontale. Ti rialzi e fai questo andi, rivieni una decina di volte, per cui ti addormenti sulla levetta del gas chiuso e dormi quei 5 minuti. La notte è anche questo. Quindi, ma queste cose che racconto io con parole mie, usando il lemma della trasmissione felicemente chiusa venerdì scorso. Hai chiuso? Sì, sì, chiusa. Con 2 giorni di preavviso, una cosa meravigliosa, una cosa stupenda. È stata... come è possibile? Ma come è possibile? Ma preziosi, preziosi. È cambiato direttore. Ah, è cambiato direttore, è cambiato. Sì, è cambiato direttore, bisogna sempre far vedere. È un altro luogo comune, no? Il direttore che viene deve far vedere che cambia qualcosa, no? Sì, sì. E se no che ci sta a fare? No, non si fa più. È stata chiusa, mi hanno detto 2 giorni prima che chiudesse. La verità, quindi, per chi l'ha sentita, so che c'è un fermento popolare incredibile, migliaia di cose, interrogazioni parlamentari alle quali io assisto, non sono il primo motore immobile di queste cose, perché adesso mi si sta dicendo anche questo, che io chiamerei la notte, famosa notte, tutte le persone, scrivete, protestate, non è così, la notte dormo, o se capita faccio altro, dormo poco perché scrivo, quindi, però ma la cosa bella è stata questa, effettivamente anche il modo è stato abbastanza sgarbato, devo dire, non mi appartiene, non è una cosa che appartiene al mio stile, era 15 anni che andavo in onda tutti i giorni, compreso certo. Natale, Capodanno, certo. Ferragosto, Natale. Poi costava pure poco, lo sai che niente era... voce non tua delle tue. C'erano, no, poi 5 persone, no, bello è che l'azienda manda pure, l'azienda, siccome ha capito che tutto sommato, si può dire pirla, sono un pirla, perché poi mi appassiono delle cose, no? Mi appassiono sulle cose, la passione appunto, mi appassiono sulle cose, allora poi con me crescono anche redattori certo. Che si appassionano, certo. I cosiddetti giovani che poi siamo invecchiati insieme, pure, no? Che imparano pure, scusami. Quelli che hai visto tu, che hai conosciuto, insomma sono persone che imparano quella cosa che non esiste più, che è il senso del dovere, la lealtà, no? La lealtà. Io queste cose le faccio per passione, non ho mai fatto cose per scelta economica. E allora mi mandava a frotte queste neoassunzioni che diventavano, poi sdoganavano e andavano a fare le segreterie dei direttori, che, compreso quello che mi ha chiuso. Quindi, per carità, va tutto bene. 2 giorni prima, 2 giorni dopo lo trovo un po' grossolano, devo dire la verità. E so che si è creato un minimo di polemica su questo, non pensavo nemmeno di doverne parlare qui, però siccome è uscito il titolo con parole mie beh, un applauso non solo per il lavoro fatto ma per il lavoro che ancora devi fare, Sì, vabbè, ma insomma non esageriamo, perché voglio dire, è un'azienda strana, io pure. Per me è fantastico, arriva quello di destra e che dice che io sono un comunista. Sì, certo, così la stessa. Arriva cosa quello di sinistra, sì, che dice sono uno di Salò addirittura. Sì, 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 sì. Quando passò la Lega mi guardava cattivo, ma non sapeva bene come configurarmi, perché dal mio dialetto, dalla mia impostazione, dire Bergamo è difficile, no? E qui mi guardava così, questa è una nostra azienda. Però vedi, questo è un altro luogo comune che io, scusate, questa cosa. Ah, questo è bello, vai. Questo lo detesto, questo luogo. Le etichette, santo sul cielo, si mettono sui pomodori, non si mettono sugli uomini. Le etichette, allora pomodoro pelato, vabbè che io sono broccoli, quindi allora a quel punto uno potrebbe dire surgelati, non surgelati, capito? però di fatto è fastidioso, perché prima con Ercole, non è il mito, è l'architetto. No, ma Ercole lui è più importante del mio. No, perché Ercole Bagliana, non scherzo. Parlavamo di questo, no? Perché naturalmente che è successo? Mi sento un po' a casa, merito anche di Bagliana, merito tuo, che mi avete, difficilmente faccio queste cose, quindi mi lascio anche un po' andare adesso, no? Io sono, credo di essere un uomo libero, da sempre, non è un luogo comune, ma credo di essere questo. Se a qualcuno interessa
La mia formazione è una formazione, innanzitutto sono un credente, magari non va di moda, è una formazione sociale, quindi comunque sì, ho avuto una formazione storica che per chi etichetta, mette l'etichetta di sinistra, ma non mi sono mai riconosciuto nella sinistra ortodossa, ecclesiastica, che se tu vai contro il Comintern sei un blasfemo e così via. Però vagamente era quella, ma molto vagamente, quindi se qui qualcuno è di destra, ecco, non mi guardate con l'etichetta perché non è così, perché non ho mai pensato a questo. 2008 mi chiama a fare il sovrintendente comunale un'amministrazione di centrodestra. E a quel punto ho finito di vivere. Già. Perché chi pensava, o quelle persone con le quali sono stato comunque, ho avuto una gioventù, io ho studiato al Tasso, no? La prima scuola occupata assieme al Berchet, quindi ecco, quella è la mia, nel 68, quindi ho dichiarato anche la mia età più o meno, e quindi ho partecipato a quegli incontri, a quelle cose, anche se poi alla fine ho detto Pirla, due palle ragazzi, cioè queste autocoscienze, queste cose per le quali non se ne poteva più. Io mi ricordo, pubblicherò tra poco un articolo sul Corriere della Sera, che nel 72, scuola occupata, era l'anno che sono uscito dal Tasso, scuola occupata, arrivavano tutti i nostri colleghi militanti con queste vagonate di dischi impegnati. C'era uno, Ivan Della Mea. Sì, vorrei dirtelo tutto d'un fiato e gridartelo questo mio amore, che era pure bella. Poi c'era anche Piccolo Uomo, che era una satira sul fatto, Piccolo Uomo, oggi è la tua festa, è la tua donna, che lo prendeva in giro perché tifava Inter. E nello stesso identico momento nasceva Piccolo Grande Amore, no? Per cui c'era questa dicotomia, scusate se uso questa parola dicotomia, questa lacerazione interiore, per cui dovevi dire che era bella Piccolo Uomo, certo. Dovevi dirlo, e Piccolo Grande Amore no. A un certo punto era un po' come la corazzata Potionchi, no? E l'ho dovuto dire, è bello Piccolo Grande Amore, Piccolo Uomo mi ha rotto le palle, non ne posso più, perché era pesantissima, era. Piccolo Uomo è la tua festa, no, non è la mia festa, va bene, non sono dell'Inter, non me ne frega niente del calcio, ma meno male che esiste tutto il calcio minuto per minuto, meno male, perché almeno uno evade. Ecco, quindi la mia formazione era laica anche in quella direzione. Mi chiama il centrodestra, è finita, perché tutti quelli con i quali ero cresciuto, che ne so, Veltroni, compagno di scuola, perché però era anche compagno italiani, Gentiloni, compagno di classe, pallavolista, però era una pippa a pallavolo, ero più forte sì, io, sì, ero molto più forte io, bisogna dirle le cose. E di fatto, questi come? Accetti? E te che devo fare? Si alzò D'Alema, devo dire, e disse, ma se la destra cerca altrove vuol dire che non ha argomenti, quindi D'Alema ha un'intelligenza politica notevole da questo punto di vista. Finisce la legislatura, io mi dimetto, lascio l'incarico perché è giustamente chiamato, il sindaco nuovo non ha ancora nominato nessuno, quindi evidentemente qualche problema ce l'ha, e a questo punto sono in crisi esistenziale perché non so da quale parte devo guardare, forse dall'unica parte possibile, sono un uomo libero, quello sì. Forse il sigillo definitivo l'ha messo il Presidente della Repubblica, perché in maniera del tutto inaspettata, a dicembre, mi ha fatto commendatore per meriti culturali. Quando è arrivato il telegramma al luogo comune, dice, ma chi è che vuole da me questo? Il segretario generale, si fregia. E questo vuol dire evidentemente che ancora qualcuno che ragiona al di fuori degli schemi, questi sono i luoghi comuni pericolosi, questi, l'etichetta, lo schema, il pensare che, il sussumere, chi c'ha dietro Colasanti, ma non può avere la sua intelligenza Colasanti, no. La sua penna, mai. Il suo modo di scrivere, il suo modo di parlare, il fatto che si capisce quando parla. No, io sai chi c'ho dietro? L'Union Valdôtaine. Oh, da quelli. Non sappiamo quale, però. Perché? Trois pièces brèves. Li vogliamo sentire? E torniamo poi a parlare con Umberto.
Pierre Bigot, i ragazzi musicisti che hanno suonato, ve li voglio presentare, i tre clarinetti: Valeria Caimi, Monica Linti, Marta Mazza e al clarinetto basso Jean-Raphaël Bourdet. Grazie, vi sentiremo ancora, non solo più tardi, ma avremo poi anche nel libro successivo altra musica. Allora, caro Umberto, continuiamo un po' a parlare del libro, pian piano andando verso la conclusione. Cosa lega Seneca a Riccardo Cocciante sul tema dell'amicizia? Un altro luogo comune incredibile è l'amicizia. Avete fatto caso quando quello mio amico, ecco, questa è convenienza, questa è esibizione fallica di poteri vari, no? Cioè dire è un mio amico perché è l'amico politico, perché è amico del Presidente del Consiglio, perché non, l'amicizia ce n'è uno, due. Io diffido delle persone che hanno pletore di amicizie, sono conoscenze, è completamente differente. Possono esserci amicizie professionali, per cui condividendo, ecco, io sono amico di Arnaldo, abbiamo un ambito preciso nel quale ci confrontiamo, che è questo letterario, per cui siamo amici, perché abbiamo consonanza e assonanza. E stima. E stima, sì, certamente, stima. Che rientra nell'assonanza. Che rientra, abbiamo modi di pensare simili, no? O anche dissonanti, però dialettici. E dunque, Seneca dice esattamente le stesse cose. Dice, guardate che l'amicizia, usare la parola amico a sproposito è esibire questo sentimento, che è un sentimento nobile, forte. Io ho un amico che non c'entra niente con me, fa il medico da sempre, siamo cresciuti insieme, il famoso tasso occupato, ed è l'uno, uno solo. Poi ho delle molto intense frequentazioni professionali che diventano amicizia, ho citato con la Santi, ma metto Battiato, metto Claudio Baglioni, metto lo stesso Cocciante tra questi. Ho amicizie nella politica un po' meno, perché la politica è difficile abbracciarsi, no? Esci sempre, dice, ma io perché ho parlato con questo, no? Dice, ma è molto difficile, però è capitato anche lì, tra gli artisti, tra gli scrittori, ma sono, ripeto, amicizie professionali. Quando Seneca dice all'amico si dice tutto, e chi di voi, ecco il luogo comune, non ha avuto un amico o un'amica del cuore, non sono tra quelli che crede che possa esistere una amicizia uomo-donna. L'uomo-donna hanno una forma di attrazione, poi può diventare anche amicizia, ma c'è quello sostanzialmente, poi appunto una volta esaurita l'attrazione c'è anche questo tipo di rapporto. Però l'amico è uno, o l'amica è una, a cui si dice di tutto, anche le cose che non diresti mai a te stesso. Anche il telefonino adesso che squilla, no? È bellissimo questo. Di fatto è questo, è la stessa identica cosa che troviamo in Cocciante, no? Quello svegli di notte, gli puoi dire le cose più assurde, lui tanto ti sta a ascoltare. Quindi questo è un punto di riferimento forte, secondo me, e nemmeno a farla apposta lo troviamo in due persone che apparentemente, a parte non si sono mai conosciute, certo, ma soprattutto a nessuno verrebbe in mente di accostarle, e invece sì, quando scrive a Lucilio scrive questo, e quando Cocciante nelle sue vicende amorose che sono state molto sofferte, basti pensare alla sua discografia, e adesso spogliati come sai fare tu, no? Bella senza anima. Oppure Margherita è stupenda, l'avete presente Margherita? I colori, lei ama i colori, no? Sì. Questa voglia di la notte, di andare a dipingere di notte i muri, che non si può fare, però sogniamo che si possa fare. Queste cose si raccontano all'amico e non ad altri, e non certamente alla conoscenza occasionale, insomma. Oppure se qualcuno lo racconta alla conoscenza occasionale, è bene che passi a farsi una chiacchierata con me, che tirerei fuori la mia seconda laurea in psicologia e gli posso dire per quale motivo forse deve essere un po' più contenuto, deve essere. Dunque, nelle canzoni, nei molti articoli di giornale,
nella cultura pop in senso lato la questione dell'amore è sempre primaria ed è addirittura presente anche il famoso tema delle stagioni dell'amore, no? Che è uno di quegli altri titoli, quindi l'amore della giovinezza, ma anche l'amore coniugale, l'amore degli anni, no? Che passano. E ci sono canzoni, ci sono musiche, ci sono racconti, ci sono romanzi fantastici, alti, bassi, non ce ne importa niente, che però toccano questi temi. Allora io chiederei a Umberto, che so che è molto bravo in questo, di leggerci qualche verso, non di un cantante, ma di un poeta poco noto al grande pubblico come Ausonio. E da questi versi esce fuori un'idea di amore, un uomo rispetto alla propria moglie, che ha molto, è di una bellezza infinita e può essere anche per noi un bel regalo, anche per concludere un po' questa discussione, però ci permette ancora una volta di sottolineare che hanno paura dei luoghi comuni solo le persone che sostanzialmente temono di comunicare qualcosa, perché quando si comunica e si parla mettiamo a rischio noi stessi. Allora parlare e comunicare è sempre un gesto, può essere in realtà o di potere, ma lì è una comunicazione ottusa, o è transitiva, attiva, cioè una forma di accoglienza dell'altro, è appunto generosità. Allora in questo senso la poesia di Ausonio e tutto ciò che questa poesia latina, di una latinità poco nota se vuoi al grande pubblico, guardate non solo quanto è bella ma come potrebbe essere messa in canzone, anzi è stata messa in canzone, no? Umberto Broccoli. Sì, sì. Non so se dire due parole prima, ma due parole prima, innanzitutto prima di questa poesia voglio dire una cosa per chi mi conosce un po' più approfonditamente, ve la dico con tutto il cuore. Io da stamattina, da ieri sera, da quella visione del castello, che sono stato benissimo qua, ma veramente bene. Ho avuto della compagnia straordinaria poco fa con Ercole. Con te era scontato, però te lo voglio dire, ti ringrazio, te lo voglio dire sei molto gentile, con tutto grazie, il cuore, grazie. Con tutto il cuore forte. E proprio per questo, chi mi conosce sa che difficilmente faccio cose in pubblico, se le faccio in pubblico, cioè faccio delle serate teatrali in cui si viene, si fa, si assiste, mi pare che non si paghi nemmeno il biglietto. Perché io ho avuto la fortuna di incrociare nella mia vita delle persone veramente straordinarie. Per questo ringrazio il Padre Eterno. Uno di questi se n'è andato poco tempo fa, che era Jacques Le Goff, il grande storico, l'ho avuto collega, amico, amico non con la profondità di Claudio l'amico, però con l'amicizia professionale. Io a Arnaldo direi delle cose mie perché ha delle sensibilità poetiche con le quali potrei confrontarmi. In un momento di ambiguità generale io dissi a Le Goff: ma è possibile che si è così ambigui nel mondo? E lui mi rispose: l'ambiguità fa parte della vita quotidiana, l'ambiguità fa parte della nostra vita quotidiana, vai avanti, fregatene. È vero. Un altro grande vecchio infinito era Cesare Musatti, che forse a qualcuno dirà poco, ma invece a molti vedo che dice. Era un novantenne splendido, con i capelli sempre pulitissimi, bianchi, lunghi, e diceva: ma come si fa a pensare che io non abbia le stesse identiche pulsioni sentimentali, erotiche, passionali che avevo a 18 anni? Viene meno il fisico, viene meno la meccanica di certe cose, e con la parola meccanica non sto banalizzando, sia chiaro, però mi innamoro. E la cosa paradossale che Musatti con la sua intelligenza metteva a fuoco è che si innamoravano di lui, ragazze giovanissime, ma per forza, ma io pure rigorosamente eterosessuale non sto dando giudizi, non sto dando etichette, però io non la penso così, però vedere lui, era bellissimo sentirlo parlare. Allora Franco Battiato scrive: la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ecco il concetto. Sapessi come ho speso male il mio tempo che non tornerà più. È un invito a approfittare della stagione dell'amore, no? A fare in modo che non ci sia il rimpianto. Appunto il rimorso, il rimpianto, ma non addentriamoci in questo. Ho parlato di Musatti,
grande psicoterapeuta. Ho parlato di Franco Battiato, grande mistico, prima che grande cantautore, è un mistico Franco soprattutto. Ma tutto questo, ecco il luogo comune, no, non è perché la faccio, perdonami Arnaldo, io tra parentesi quando faccio i libri li dimentico il minuto dopo che li ho finiti, quindi non chi è sto signore, cioè, ho un rapporto conflittuale anche con me stesso perché lo trovo narcisistico, no? Però infatti non parlo di me ma parlo di un'altra persona. Il luogo comune è qui, è questo nocciolo durissimo che esiste, questo archetipo che esiste. Ausonio è un poeta sconosciuto. Scrive nel IV secolo dopo Cristo e si rivolge, e questo va a beneficio di chi crede nell'amore eterno, certo finché dura, d'accordo, però è eterno anche in quel secondo si può amare completamente, si rivolge alla sua donna dicendole delle cose bellissime e le chiede di fare l'amore e gli dice, vecchio lui, vecchia lei, detesto, anziano, la terza età, i figli di... vecchio, vecchio, bello, senti quanto è bello, come suona bene, vecchio, vecchio lui, vecchia lei, e gli dice, guarda, però chiamiamoci con il nome della prima notte, tu sarai per me la mia puella, io sarò per te il tuo puer, e finisce con un verso, sono quattro versi, che riassume la bellezza dell'amore senza limiti cronologici, temporali, geografici, l'amore assoluto. Pensate che il latino è ancora più bella, magari dopo ve la leggo in latino perché è un'età. Viviamo, moglie mia, come una volta, diamoci i dolci nomi della prima notte. Non cambi nulla per noi il tempo che fugge. Io sono il tuo ragazzo e tu la mia fanciulla. Non pensiamo alla vecchiaia e alla prudenza. Godiamo i nostri anni e non contiamoli. Il libro di Umberto Broccoli, il lavoro di Umberto... è davvero questo struggimento, questa intelligenza, questa velocità, questa simpatia, questa anche autoironia che è un po' tipica anche della cultura nostra romana e sarebbe da parlare molto, non abbiamo parlato anche del Pippo Baudo a casa sua ma ne parleremo una volta ed è molto bello, io mi permetto di segnalarvi questo libro perché è un libro che parla di cose anche molto importanti o molto difficili per certi versi, come la storia della poesia, ma con questa modalità. Allora, prima di fargli un grande applauso e di chiedervi di acquistare e di leggere questo libro, io vorrei ancora sentire loro per un Piazzolla, credo, è vero? Prego. Thank you.
Al clarinetto Marta Mazza, Valeria Caimi e Monica Linti, al clarinetto basso Jean-Raphaël Bourdet. Grazie, signori, Umberto Broccoli, grazie per aver onorato il nostro festival con la tua amicizia e intelligenza. Luoghi Comuni, che Aosta sia porti fortuna per un ritorno immediato con una grande trasmissione per la nostra azienda RAI e per tutto il nostro territorio. Grazie Arnaldo. Umberto Broccoli, auguri e grazie Arnaldo.